Scena kvalitetnih kraft piva u Hrvatskoj sve je bogatija. No bračni par povratnika u Istru uspio je proizvesti jedinstveno pivo od vlastitog ječma, koje nude samo u svojoj pivnici. Posjetio ih je Robin Antolović. Kaštelir, mjesto vrijednih ljudi smješteno blizu zapadne obale Istre. Okruženo je plodnim poljima na kojima raste krumpir, simbol ovog mjesta, ali i vinova loza i masline. Na jednom od njih raste ječam od kojeg nastaje jedinstveno pivo obitelji De Faveri. Iako profesorica klavira, Tina Kovač ne libi se sjesti na traktor i zaorati njivu. Ja sam rasla s roditeljima na njivama, neka su bile pune krumpira, grampera, kako se kaže u Kašteliru, vinove loze, masline, znači rasla sam, kako bi rekla, u kampanji kod dijete. Tako da vratit se opet nakon studiranja i nakon 10 godina Milana, vratit se opet u Kašteliri i na te moje iste njive i sijat ječam za nešto novo, za realizirati jedan novi projekat, ja uživam sad u tome. Nakon dugogodišnjeg života u Milanu, sazrela je ideja o povratku u Istru. Tina nije trebala dugo nagovarati Gabriela, rođenog Talijana iz Monce, čija je majka porijeklom upravo iz Kaštelira. Ovdje je često provodio praznike, pa mu nije bilo strano nastaniti se i pokrenuti proizvodnju piva. To je bila ideja mog supruga. Znači, on je pred 20 godina već pokušao proizvesti pivu za sebe, ali znači, to je bio ko njemu jedan san u jednoj ladici koja se nije mogla tamo ostvariti. I kad smo sve više što smo razmišljali o vraćanju u Kaštelir, sve više, znači taj san mu je bio sve bliže realnosti. Quando ho visto il papà di mia moglie che coltivava l'orzo per darlo come mangime agli animali, mi è venuta l'idea di provare a seminare il nostro orzo facendo delle prove con le sementi. Per trovare un tipo di orzo che potesse andare bene per il clima di Castelliere e quindi abbiamo iniziato a fare degli esperimenti, diciamo, e quindi poi pian pianino siamo arrivati a questo. Ho iniziato come autodidatta, ovviamente a casa, come tutti, e poi dopo negli ultimi anni ho studiato come master birraio, quindi ho un diploma per poter operare con i macchinari e quindi vendere, insomma, diciamo, continuo sempre a imparare, non è una cosa che finisce, ecco, così. I trud je brzo urodio plodom. Boce piva rezultat su proizvodnje s vlastitog polja, a nude ih isključivo u vlastitoj pivnici. Htjeli smo imati nešto posebno, htjeli smo imati, s našim ječmom pivo, a htjeli smo da ljudi, ako žele probati naše pivo, da dođu u Kaštelir i da kod nas dođu probati i pivo, a i ostale stvari koje nudimo u našem lokalu. Svestrani Gabriele ne zaustavlja se samo na proizvodnji piva, zaigran je i u kuhinji gdje također kao podlogu koristi pivo. Dall'orzo inizia una catena di riutilizzo di tutti i derivati della birra, quindi sia dalle trebbie, le utilizziamo per fare dei dolci e anche del pane, e poi dopo utilizziamo il lievito della birra che recuperiamo per fare il nostro pane che viene poi farcito con tutti i prodotti delle fattorie istriane, quindi facciamo una cosa che proprio è nostra. Diciamo che è un pane abbastanza unico, insomma, che si mangia solo qui, e è ricco anche di olio di oliva, delle nostre olive, e quindi è un prodotto cotto su pietra, e perciò diciamo qualcosa di abbastanza caratteristico, ecco. A uz kruh tu su i kolači, pivska torta te slastica originalnog imena Biramisu. Ha la caratteristica di avere all'interno la nostra birra scura, che ha, diciamo, dei malti un po' più tostati, quindi un po' più caramellati, e che va a sostituire in pratica il caffè all'interno di un dolce, quindi usiamo le uova fresche, e perciò diciamo è un qualcosa che di particolare. Nismo htjeli običnu pivnicu, nego mjesto gdje ćemo iskoristiti bogatu ponudu Istre, kažu simpatični supružnici De Faveri. S
Sve što im je potrebno nabavljaju s okolnih farmi, te se tako međusobno pomažu i druže. Upravo zato uživaju u životu u Istri. Soddisfatto, molto contento perché un po' restituisco anche al paese, diciamo, dove è nata mia mamma, dove c'erano i miei nonni, restituisco qualcosa che io ho preso quando ero bambino. Diciamo, negli anni dell'infanzia, io ero qui, ho degli ottimi ricordi e tutti i miei amici sono qui, quindi un po' gli restituisco quello che ho preso negli anni precedenti, ecco, quindi spero che porti del bene anche un po' anche agli altri. Mislim da je da je do sada već i to veliki uspjeh za nas. Mi smo jako puno u malo vremena ostvarili, napravili i sad bi trebali početi uživati u svemu tome uz rad kojeg volimo. Znači, mi sad radimo ono što volimo. To je bio naš projekat obiteljski, jer imamo i dvije curice koje i one uživaju u nekim stvarima u sve to, i tako da mi smo stvarno sretni što se tiče našeg životnog projekta. Životnog projekta koji ih ispunjava i zbog kojeg više i ne pomišljaju na povratak u talijansku Vrevu.